Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Eccoci qui pronti per una nuova avventura questa sera dalla piazzetta Domasullo. Abbiamo Antonio Fusco con il suo nuovo romanzo. Non mi piace dire l'ultimo, perché l'ultimo sembra che è l'ultimo, invece no, è il nuovo romanzo. Io sono l'indiano Rizzoli Noir. Allora, diciamo subito, prima che io dimentichi, che tutti i giallisti che presentano i loro libri da Io ci sto sono ipotetici candidati da subito al premio Mystery, che da quest'anno entra nelle tradizioni di Io ci sto con il Festival del Giallo. Questo significa che i lettori che sono anche soci, ovviamente io lo do per scontato, datemi una mazzetta di tessere, non la vedo io Alberto, possono votare il loro giallista preferito, il loro libro preferito, e quindi poi questi libri entreranno nella cinquina e la giuria tecnica deciderà il vincitore. Peraltro devo dire che Antonio Fusco sulla via dei premi è ben avviato con il, diciamo, con i romanzi della serie precedente a questa, cioè con il famoso Casabona. Due volte si è arrivato, non vorrei sbagliare, finalista al Barriario, al Festival, al sì, Salerno, Salerno sì, due volte a Salerno, poi ci sono tutta un'altra serie di premi se ci vuoi enunciare, sì. Ma i lettori che sono qui stasera ci credono, perché ho sentito prima cose bellissime del tipo Casabona crea stupefazione, quindi dipendenza. Noi siamo qui per innestare una nuova dipendenza, la dipendenza da Massimo Valeri. Due minuti su Io ci sto, che non possono mai mancare, perché abbiamo anche dei bellissimi nuovi microfoni, quindi poverini voi che siete capitati stasera, perché noi li dobbiamo rodare, quindi stasera ce li passeremo, li useremo a lungo, insomma. Allora, questo spazio che voi vedete è lo spazio della rassegna estiva, quella che si svolge nella piazza Aldo Masullo, intitolata al filosofo napoletano che aveva una grossa frequentazione con Io ci sto e che aveva in qualche modo eletto questa piazza a sua ideale agorà. L'intitolazione della strada è stata proprio promossa da Io ci sto. Io ci sto è un'associazione culturale e anche una ABS, quindi voi potete donare il vostro 5 per 1000 all'associazione, alla PS. Io ci sto, promuove la lettura, promuove iniziative solidali sul territorio, è una libreria, non è solo una libreria indipendente, ma una libreria di volontari, quindi tutti quelli che voi vedete qui sono spontaneamente volontari in questi pomeriggi che hanno varie intonazioni, feste, poste, presentazione del libro, ma addirittura prima del Covid i soci potevano qui anche prendere la sala e fare la loro festa di compleanno, quindi io vi invito ad associarvi, perché è uno dei pochi posti, avamposti liberi, dove cerchiamo di fare cose, diciamo, diverse, cose divergenti, anche divergenti. La tessera ha un costo di 50 euro, mi sento veramente un po' cauto, però dà anche accesso a tutta una serie di sconti, a partire dagli sconti sui libri, sconti che raddoppiano nel giorno del compleanno, a poi tutta una serie di negozi che sono partner di questa impresa, diciamo, culturale e solidale. Quindi associate, se non volete associarvi, almeno comprate qui i vostri libri e comprate qui Io sono l'indiano. E veniamo ad Antonio Fusco. Allora Antonio, noi l'anno scorso abbiamo fatto anche una conversazione tra l'ufficioso e l'ufficiale, no? Sul senso di scrivere e di raccontare vicende nere. Un po' tu, diciamo, tu sei lettore prima che scrittore, mi hai raccontato di essere un lettore e di essere appassionato di scrittura, non solo di scrittura nera. Infatti è dell'anno scorso il tuo romanzo
quello sul G8, che poi in qualche modo viene anche, ritorna un po' anche tra le righe in questa vicenda raccontata in questo romanzo. Tu mi dicesti, io sono, mi piace scrivere, mi piace raccontare storie, però poi hai, diciamo, individuato questa strada, quanto anche la tua professione incide in questa scelta di raccontare storie nere e diciamo anche cosa fai nella vita per quelli, per i pochi che non ti conoscono. C'hai un bel microfono. Io direi io? Sì, tutto tu. No, io lavoro nella Polizia di Stato, sono un vicequestore della Polizia di Stato che lavora a Pistoia. Cioè, resta pure, a fine presentazione. Eh? Ci sono sei testi per chi va via da questa presentazione senza lasciare le generalità sulla copia autografa, non con scontrino. Il messaggio sottinteso è questo. È chiaro che sì, poi scrivendo dei noir, dei crime, sono molto avvantaggiato, non mi devo avvalere della consulenza di esperti, faccio l'esperto di me stesso e risparmio un passaggio. E questo mi consente forse di dedicarmi un po' di più, non tanto all'aspetto investigativo, procedurale che viene automatico, ma alla descrizione psicologica dei personaggi, all'approfondimento dei contesti, delle storie. Infatti i miei romanzi sono non solo investigazioni, indagini, ma sono soprattutto investigazioni sulle persone, sono approfondimenti sulle persone. Forse questo, tra i tanti che ho scritto, forse è quello che lo è di più, perché è una storia di storie, sono tante storie diverse tra loro, di tante persone che hanno molto di diverso tra loro, che poi finiscono per incrociarsi in un unico destino, quasi per caso. È molto generoso, devo dire, Antonio Fusco, proprio nella costruzione dell'intreccio. Generoso perché, l'ha detto, ci sono tante storie. Non è una, diciamo, un caso che resta così isolato, ma nell'esplorazione per cerchi concentrici incrocia. Ogni personaggio ha una sua caratterizzazione psicologica molto approfondita, anche le figure di contorno, cioè non ci sono, è chiaro, c'è Valeri, c'è chiaramente tutto l'intento di raccontare un personaggio nuovo che immagino avrà anche un suo sviluppo, ha una sua centralità, però tutto quello che avviene intorno è molto ben raccontato, cioè molto approfondito, diciamo in qualche cosa ti saresti anche voluto risparmiare, invece raccogli molte storie. E io mi permetto di dire che secondo me questo poi è una, diciamo, una storia che può incontrare anche un lettore non soltanto appassionato al genere, perché in questo caso, diciamo, questo romanzo è un romanzo sociale, non è soltanto un crime, perché tu hai intrecciato molto, ecco, con le tue competenze che si vedono, cioè si vede molto, io lo sento, qui io sento molto la tua competenza nel campo di indagini, anche qui ci sono molti dettagli, diciamo, di chi è del mestiere. Uno scrittore può informarsi, però secondo me quando è di quel mestiere lo fa meglio. Un po' facevamo questo discorso qualche sabato fa con Pier Dante Piccioni, che tra gli scrittori e gli sceneggiatori di Doc, chiaramente uno degli elementi, degli ingredienti del successo di Doc è la diagnosi, sono i casi, le diagnosi, le malattie che vengono individuate. Ma lui è un medico, in questo caso possiamo dire lui è un poliziotto, quindi c'è proprio un taglio molto specialistico. Però qui c'è una storia, diciamo, che incrocia un tema molto attuale, che è il tema degli invisibili. È il tema dei migranti in realtà, e la cosa che mi è molto piaciuta è che c'è come se ci fosse un testo e un sottotesto in questo romanzo, perché poi lo stesso Valeri è diciamo uno zingaro, guai a chiamarlo così, ma in realtà è uno zingaro, viene detto subito, quindi non è che svegliamo molto, perché tu nella presentazione del personaggio d'altronde era importante individuare questo tratto
di questo ispettore, no? Che è un ragazzo, un uomo che è stato adottato, che ha vissuto l'adozione, ha vissuto in qualche modo la difficoltà di farsi accettare dagli altri e che incrocia forse uno sguardo anche un po' di particolare attenzione per questo caso, perché si tratta di fare giustizia rispetto a qualcuno, a qualcosa che magari potrebbe anche essere trascurato, no? Potrebbe essere derubricato verso altro, quindi c'è, cioè, immediatamente molto bello questo volo di questo Jamal che vuole sentirsi lì. Noi ce l'abbiamo, il volo di Jamal ce l'abbiamo. Allora lo vogliamo sentire, qua, lo possiamo leggere. Come inizia il romanzo? E partirei proprio da questo, perché sì, poi sono pagine anche molto poetiche. La fuga di Jamal, Ventimiglia, valico Ponte San Luigi. Su un lato della stanza, proprio di fronte alla porta d'ingresso, una grande finestra affacciava direttamente sul mare. Per favorire il ricircolo dell'aria, decisero di tenerla aperta. A chi mai sarebbe venuto in mente di buttarsi giù e affrontare un salto di 20 metri? E invece, Jamal scappò proprio così. Negli attimi che separarono il folle proposito dalla realizzazione dell'impresa, la disperazione gli fece crescere le ali. Quando si lanciò nel vuoto, sembrò che avesse imparato a volare. Gli altri corsero a guardare, rimasero a bocca aperta, vedendolo agitare le gambe, sospeso nell'aria, come se ballasse sulla striscia d'orizzonte che separava il blu intenso del cielo dall'immensa distesa d'acqua brulicante dei riflessi del sole. Per un po' nessuno disse nulla, lo stupore è muto, si sa. A loro interessava soltanto sapere come sarebbe andata a finire, così da poter raccontare un giorno di quella volta che un pazzo di negro aveva creduto di essere un uccello e si era lanciato da una finestra nel mare della Costa Azzurra. La gendarmeria francese, prima di consegnarla ai colleghi italiani insieme a un'altra trentina di migranti fermati senza documenti oltre il confine, li aveva avvisati che Jamal era un tipo da tenere sott'occhio. Più volte aveva provato a scappare al punto che avevano dovuto ammanettarlo dietro la schiena. I poliziotti italiani avevano fatto la stessa cosa, ma dentro l'ufficio della scientifica erano stati costretti a liberarlo. Non potevano fotografarla con le manette ai polsi né prendergli le impronte digitali in quelle condizioni. Per prudenza lo avevano accompagnato in quattro, ma non bastò. Quando si rese conto di cosa stavano per fargli, Jamal cominciò ad agitarsi come un indemoniato nel bel mezzo di un esorcismo. Non voleva assolutamente che lo identificassero. Si mosse anche le dita nel tentativo di rendere inutilizzabili i polpastrelli. Provarono a tenerlo per le braccia, per le gambe, e appena capì che non avrebbe potuto resistere alla forza di quattro uomini, decise di giocare d'astuzia. Notò la finestra aperta e fece finta di calmarsi, così gli agenti allentarono la presa. Chiuse gli occhi, come se stesse per svenire. In realtà aveva solo bisogno di riprendere fiato e recuperare le forze. E fu in quell'attimo che rivide il volto di sua madre, in lacrime, nel momento dell'addio, e quello di suo padre, distante qualche metro, che cercava di nascondere l'espressione di chi si sente in colpa per non aver potuto fare abbastanza. Pensò al lungo viaggio nel deserto, all'amore per Zui, alle torture nei campi di prigionia in Libia, alle cattiverie degli uomini, al silenzio soffice del mare, alla paura della morte, sempre in agguato nel buio dell'abisso. Quel turbinio confuso di ricordi all'improvviso divenne rivelazione e poi consapevolezza e poi coraggio. Io non posso morire, perché sono già morto. Nessuno mi può fermare, disse a se stesso. Quindi saltò. Se fosse stato un sogno, Jamal si sarebbe svegliato di soprassalto proprio un attimo prima di toccare le acque cristalline del mare. Una donna, sicuramente Zula, la sua promessa sposa, asciugandogli il sudore dalla fronte, l'avrebbe tranquillizzato, gli avrebbe detto sottovoce che era stato solo un incubo, che poteva tornare a dormire senza timore perché c'era lei al suo fianco, lei a vegliare contro i demoni della notte. Se fosse stata una favola per bambini, Gemma non sarebbe mai caduto in mare. Il suo sarebbe stato il volo di un'aquila fiera che oscura il sole con le proprie ali giganti e domina il vento. Avrebbe percorso rotte infinite tra l'Africa e l'Europa per indicare la giusta direzione a chi si mette in viaggio verso la speranza di una vita che non sia solo penosa sopravvivenza.
Se fosse stato un film, Jamal sarebbe entrato in acqua con un'angolazione perfetta e il movimento graziato di un bravo tuffatore. Avrebbe nuotato veloce fino a una spiaggia lontana della Francia, tanto lontana da non poter essere catturato dagli uomini della Compagnie Républicaine de Sécurité che pattugliavano la costa di Menton, ma abbastanza vicina da poter essere raggiunto dalla sua amata che lo aspettava dall'altra parte del confine. Ma non si trattava di un sogno, e nemmeno di una favola per bambini, o di uno stupido film americano dal finale strappalacrime. Era la realtà, la banale, scontata, triste e deludente realtà. E allora successe che Jamal cadde in acqua con un sacco di patate andate a mare, e per poco non affogò. Furono gli agenti del reparto mobile dai quali era scappato a salvarlo. Quando lo videro annaspare nel mare sottostante, si precipitarono attraverso un ripido sentiero e lo raggiunse. Due di loro si tolsero la giubba e il cinturone per avvicinarsi quel tanto che bastava a tirarlo in salvo. C'era gente che con il cellulare riprendeva la scena dalla strada, quindi resistettero alla tentazione di gonfiarlo di botte per la corsa che il bagno fuori programma che li aveva costretti a fare. Lo riportarono su e lo fecero accomodare sul pullman, che a breve sarebbe partito per il CPR, il centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma. Fine della storia. Si sente subito che è un esordio diverso, diciamo, non partiamo da una scena del delitto, ci sono molte, diciamo, gabbie del genere rispetto alle quali tu vai, sei in grado di evadere, forse perché sei un poliziotto, sai come, ed è immediatamente bellissima, no, questa suggestione, questa immagine di questo uomo poi così disperato, di tutte le possibilità che gli sono negate, capiamo subito che non solo tu hai sentito l'esigenza di cercare, rispetto ad una serie, la serialità può essere anche comoda per uno scrittore, peraltro tu hai un personaggio di successo, eppure hai sentito l'esigenza di scrivere qualcosa di nuovo. Sì, questo si candida ad essere anche questo un personaggio seriale, sicuramente ci saranno altre storie con l'indiano. Io devo fare però un'avvertenza, una premessa, perché questo romanzo, ma in genere un po' anche gli altri, ma questo in particolare, è un romanzo che, come dicevi tu, approfondisce alcune tematiche anche sociali, se vogliamo, economiche, ma questo non lo rende un libro, diciamo, pesante, rimane comunque un romanzo di intrattenimento, rimane un crime, un noir, e quindi rimane una lettura piacevole che si è portati a continuare, perché chi lo legge mi dice che poi si legge in una giornata, in due giorni al massimo, insomma, quindi è una scrittura che attira, che si lascia leggere. È una precisazione che bisogna fare, perché le tematiche sono... No, a proposito... Dice, vabbè... Chissà che roba, sa che pesantezza sarà il suo libro. No, è molto, è anche molto dialogato. Sì, cioè, sì, è un crime. E la storia poi, alla fine, la storia è questa, no? Ci sono questi due eritrei, sono due ragazzi di 23 anni, che dopo essere partiti dall'Africa, aver fatto tutta la trafila che fanno... normalmente chi fa la rotta africana, quindi l'Eritrea, la Libia, il Mar Mediterraneo, la Sicilia, loro vogliono andare a vivere in Francia perché in Francia hanno dei parenti e vogliono ricostruirsi una vita in Francia. Però al confine con la Francia, a Ventimiglia, la donna riesce a passare e l'uomo no. Viene arrestato dalla polizia francese e riconsegnato agli italiani. Ora che succede in Italia? In Europa. In Europa c'è una normativa che si chiama l'accordo di Dublino, che praticamente impone agli stranieri che vengono identificati in un paese a permanere nel paese di identificazione ai fini di tutte le procedure per l'asilo politico, l'asilo eccetera. Questo nella realtà pratica comporta che se una donna come Zula viene identificata in Francia deve rimanere in Francia. Se il suo promesso sposo viene identificato in Italia, deve rimanere in Italia. E quindi questo sogno di costruirsi una vita insieme, per il quale hanno speso tutto quello che avevano loro e i loro genitori, e hanno affrontato rischi terribili, un viaggio così lungo, rischiava di finire per via di questa
questo cavillo burocratico. Allora Jamal fa di tutto per non farsi identificare, si butta dalla finestra, scappa, lo riprendono, lo portano a Roma, scappa un'altra volta anche da Roma. A un certo punto però scompare e la donna Zula, la sua fidanzata, non riesce più a comunicare con lui dalla Francia, decide di venire in Italia, a Roma, dove Jamal gli ha detto che l'ultima volta aveva sentito che si trovava, per venire a trovarlo, a cercarlo. Non riesce a trovarlo e in scena una protesta pacifica davanti al 17° commissariato di Roma, distretto, si mette in ginocchio semplicemente e rimane là sotto la pioggia per giorni e giorni, chiedendo che qualcuno poi si possa interessare di capire che fine ha fatto questo fidanzato. La polizia ovviamente si abitua in qualche modo a questa presenza e gli gira intorno, finché la stampa, le trasmissioni, chi l'ha visto, non si interessano del caso, allora si mette in moto tutto il meccanismo e bisognerà che indagare, qualcuno se ne dovrà occupare di questa storia. Siccome l'indiano è l'ultimo arrivato, tra l'altro appena arrivato ha anche litigato con il capo dell'ufficio anticrimine, il sostituto commissario Tognozzi, il cane lo piano, una persona cattivissima, hanno litigato di brutto, il cane dice vabbè sto caso te ne occuperai tu. Lui reagisce, arrivano anche alle mani, gli devono dividere, però alla fine deve abbracciare la croce e portarsela avanti. E questa cosa che sembrava un caso impossibile, inutile in qualche modo, invece poi lo accompagnerà verso un dedalo di situazioni strane, corruzione, politica, malaffare. Insomma, lui riuscirà a ricostruire tutta una storia molto brutta che stava dietro a questa scomparsa. E facendo vengono fuori tutte quelle storie che dicevamo prima, di tutte queste persone, alcune insospettabili, il candidato a sindaco di Roma, un deputato, il suo assistente. Mino. No, 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 ma io mi fermo al momento giusto. Vi dico chi sono i personaggi, una ballerina di Night, insomma verranno una serie di personaggi che avranno poi un ruolo nella ricostruzione di questa storia di Jamal, che sembrava una storia di una scomparsa qualsiasi, come ne avvengono tante. Questo è un po' ce la possiamo dare. I lettori sono insotti e si è acceso l'allarme spoiler. No, ma io sapevo già dove fermarmi. Giallista non mi può, non puoi toccare. Sapevo dove fermarmi. Infatti, convintissima. Questo è il punto, però io vi devo anche spiegare. Entriamo nel commissariato, lì possiamo stare, nel commissariato possiamo stare. Perché è interessante questo commissariato. Cioè sono interessanti questi personaggi. Allora, innanzitutto questo cane, che è così cattivo, anche lui ha una sua storia. Cioè qui tutti hanno. È vero che ognuno di noi ha una storia. Però diciamo lo scrittore è quello capace poi di metterle insieme, perché c'è tutto questo, diciamo, è molto infastidito questo Tognozzi dalla presenza dell'indiano e un po' gli scarica questa indagine, che è un po' una patata bollente, però che poi non ha grande rilevanza. Lui spera anche se è una cosa che si chiuda così, in fondo che cos'è. Però poi alla fine a me tanto cattivo non mi pare fino in fondo, non mi sembra un cattivo fino in fondo. Che mi dici di questa cosa? È cattivo o non lo è? Un'altra cosa. Già alcuni lettori se ne vanno perché hanno paura che riveliamo l'omicidio. Chi è l'omicidio? È il maggiordomo, e lo vogliamo dire. Si ritorna al giorno classico. No. Allora abbiamo scoperto che il maggiordomo. Però sta andando via senza. Scusa, ma le manette stanno andando via senza libro. È schedato. Abbiamo fatto la foto, ormai sappiamo chi è. Abbiamo schedato. Abbiamo preso le impronte di... No, dicevo, un'altra cosa che mi sono divertito a fare nel disegnare questi personaggi e a fotografarli davanti e di dietro, cioè a rappresentare le persone, come poi è la storia di ognuno di noi, no? In effetti, quello che appare e quello che invece c'è dietro, che a volte in parte giustifica quello che appare, infatti in parte rivela un'altra verità, assolutamente diversa da quella che appare. Perché siamo fatti così,
ci sono due meccanismi che regolano la narrazione di questa storia. Uno, ho detto, è una storia di storia. Quindi parte da questa riflessione che tutti noi, ognuno di noi che siamo qua, pure lui, ma lui lo sa anche meglio di noi perché fa l'attore, è protagonista nella propria storia, ma è comparsa nella storia degli altri. Che quando si incrocia con gli altri diventa una comparsa. E qua poi chi legge da questo libro noterà proprio questo, cioè tante storie che sembrano storie di protagonisti quando alla fine diventano storie di comparse di una scena corale che racconterà un finale che ovviamente non vi posso raccontare. No, sì, devo dire, è un finale che sorprende. Questo è un altro elemento che sicuramente ai lettori del genere piacerà molto, cioè che quando tutto sembra piuttosto che si stia allineando, che si stia risolvendo, se ci sembra di aver afferrato, si capovolge un'altra volta. E poi è una storia, come dicevo prima, che racconta la difficoltà di inquadrare una persona con certezza guardandola solo da un'angolazione, perché ognuno di noi che fa delle cose poi alla fine ha delle motivazioni che spesso conosce solo lui e le persone che gli stanno vicino e che spiegherebbero delle cose che invece all'apparenza a noi ci sembrano tutt'altro, giusto? Ci sembrano scontate. Anche la spalla, diciamo, la spalla, il collega viene tirato fuori da una, diciamo, mansione di archivio, questo Matteo Landini, che invece è un investigatore in gamba, che è stato relegato o forse si è voluto relegare per sfuggire a dei giudizi, a delle etichette. Anche questo Matteo Landini ha una sua storia che si rivelerà, qui non diciamo altro, però sarà sia un tassello importante, una vera e propria spalla, A un certo punto l'indagine viene dibattuta tra i due, sì, vedo già l'acquolino in bocca, e nello stesso tempo però è poi protagonista di una sua storia, diventa protagonista anche, avrà anche un suo riscatto in qualche modo rispetto a quello che lui cercava, forse un'amicizia, un riconoscimento, sì, diverso. Ma vogliamo vedere pure un post indiano meglio com'era, dove nasce, che storia c'ha alle spalle? Si può vedere l'indiano? Eccolo. Lui c'ha proprio la faccia dell'indiano. Diciamo che se fai l'indiano film, metropolitano, io Sergio lo vedo bene. L'abbiamo detto che c'è con Sergio Savastano, gli facciamo un applauso. Perché poi Sergio è molto generoso, è sempre presente per io ci sto. Grazie. Vai. Grazie. Non è vero che ci si abitua a tutto. Roma, 17° distretto di polizia. All'ispettore Massimo Valeri, la madre, quella adottiva, glielo ripeteva spesso: ci si abitua a tutto, è solo una questione di tempo. Lo faceva in particolare quando il ragazzo picchiava i compagni di classe che lo chiamavano Zingaro. Lui non le dava retta, anche perché non sapeva ancora di esserlo davvero. Nessuno gli aveva detto che era stato adottato dopo l'abbandono da parte della sua vera mamma, una nomade sinti che lavorava in un circo. La povera donna, se l'era cresciuto, si disperava. Ogni volta era costretta ad andarlo a prendere dal preside, a subire rimproveri e umiliazioni a causa del figlio. Quante gliene ha fatte passare prima di imparare a convivere con se stesso, quel ragazzone dall'animo inquieto. Poi le cose cambiarono. Massimo diventò un uomo e prese in mano la propria vita, scegliendo di fare un lavoro che lo allontanò da casa. La madre adottiva, dopo la morte del marito, rimase da sola. Lui fu costretto ad accompagnarla in una residenza per anziani dove l'avrebbero potuta accudire in sua assenza. Il giorno dell'arrivo, mentre l'aiutava a sistemare le sue cose, nella camera che le avevano assegnato, gli venne spontaneo ricordarglielo: «Non prenderla male, mamma, ci si abitua a tutto, è solo una questione di tempo», le disse, pensando che quella frase l'avrebbe aiutato a superare il disagio di doversi adattare a una nuova vita alla sua età. Lei se ne compiacque, contenta perché suo figlio sembrava aver finalmente imparato la lezione, anche se con ingiustificabile ritardo. Gli regalò un sorriso amaro e non si lamentò più. In realtà Massimo non aveva mai creduto a quella stupida affermazione. Gli suonava più come un luogo comune, un modo di dire convenzionale e scontato, tipo «con questo tempo non si sa come vestirsi», oppure «i soldi non fanno la felicità», cazzate, dette tra persone che non si conoscono e vivono con imbarazzo lo spazio libero del silenzio. Non è vero che ci si abitua a tutto, pensava.
Sì, ci si abitua alle cose belle, quelle desiderate e possedute fino a consumarle. Ci si abitua al successo, ai privilegi, alla felicità che si stempera nell'abitudine e svanisce lentamente. Ci si abitua all'amore compiuto, alla meta raggiunta e perfino al superfluo. Ma non ci si abitua al dolore, alla miseria, a ciò che non possiamo avere, ai diritti negati, alle aspettative sospese in un tempo che non si compie mai. Non ci si abitua all'inesorabile assenza, alla morte impietosa e crudele che miete intorno a noi il suo raccolto, a ciò che ci colpisce ma che non riusciamo a comprendere. Si trova sì il modo per sopportare tutto questo, ma non ci si abitua mai veramente. Quella donna per esempio stava lì da una settimana e noi non ci si era ancora abituato. Ogni volta che passava davanti alla finestra non poteva fare a meno di fermarsi a guardarla, ne rimaneva rapito e esercitava l'attrazione delle cose magiche sui bambini, come un giocoliere che rode i birilli nell'aria, un mangiatore di fuoco o un fakiro che si lascia scivolare la lama fin giù nella gola. Lei non faceva nulla per attirare la sua attenzione, se ne stava lì semplicemente in ginocchio e guardava un po' più in alto del portoncino d'ingresso del commissariato. Portava un vestito nero, lungo, leggero, insuppato dalla pioggia che era venuta giù a secchiate. Il freddo attraversava il suo corpo esile e di tanto in tanto le provocava tremori che non riusciva a controllare. I capelli si attaccavano sul volto smunto e stanco come i tentacoli di una medusa. Ma lei niente. Niente, restava impassibile, sembrava stare altrove rispetto alla sofferenza che pativa. Impazziva per la determinazione di quella donna e la dignità impressa nei suoi occhi, scuri come il mare nelle notti senza luna che aveva attraversato per arrivare nella parte più fortunata del mondo. L'avrebbe presa con sé per liberarla da ciò a cui si era votata e portarla via di là. Si chiamava Zula, veniva dall'Eritrea e aveva 22 anni. Questo era tutto ciò che sapeva di lei, oltre al fatto che stava cercando il suo promesso sposo e pretendeva di essere aiutata a ritrovarlo. Erano partiti insieme per il lungo viaggio che li aveva portati in Europa. A quanto pare volevano andare in Francia, ma lei era riuscita a passare la frontiera di Ventimiglia e lui no. E così era tornata in Italia per cercarlo ed era finita con il piantarsi davanti al commissariato dove lavorava l'ispettore Valeri. Per quale motivo proprio a Roma non era ben chiaro, anche perché, nonostante si esprimesse bene in italiano, nessuno l'ascoltava con attenzione. Antonio, allora, un po' questo ispettore, abbiamo sentito la sua storia. Abbiamo anche visto il suo sguardo su Zula. E qual è secondo te? Perché io poi sono all'inizio, quando ho letto questa descrizione, avevo immaginato un personaggio molto più cupo. Sai, pensavo che questo suo essere un irregolare avrebbe avuto delle ripercussioni. Invece poi, devo dire, un personaggio che suscita grande empatia. Ed è capace, secondo me, di grande empatia, perché lui riesce a guardare. Però vorrei sentire da te, che sei un po' il demiurgo, no? Che hai partorito questo personaggio. Lui è figlio di un nomade sinti, è stato adottato da piccolo perché ha passato un paio d'anni in orfanotrofio e poi è stato adottato. I tratti somatici però rivelano la provenienza etnica e questo gli ha causato tutta una serie di problemi. Da ragazzo, come dicevamo prima nella lettura, la mamma che doveva andare a prenderlo a scuola quando lui reagiva male. E ovviamente tutto ciò ne ha fatto una persona abituata alla marginalità, una persona che sa cosa significa essere diverso e sa relazionarsi con i diversi per questo motivo, no? Ha questa particolare capacità ed empatia che lo porta ad avvicinarsi, ad essere capace di farsi amare, apprezzare e di ispirare fiducia alle persone diverse, perché lui è stato e è ancora una persona diversa. Infatti è vero, è un personaggio che suscita anche grande simpatia proprio per questa sua capacità di accarezzare l'altro. È anche un po' quello che succede. Allora, se voi lo dovete vedere, proprio visualizzare, perché la persona alla quale mi sono ispirato, lo descrivo, non dico niente di nuovo. Diciamo, come aspetto fisico, io avevo bisogno di ispirarmi ad una persona e mi sono ispirato a Ibrahimovic, a Zlatan Ibrahimovic, diciamo, fisicamente. Ci hai dato anche delle coordinate. Giusto, no, tu l'hai letto, rivedendo. Sì, indubbiamente.
Beh, e altro, un'altra cosa che volevo dirti era quella che riguarda un po' i luoghi, perché noi facemmo rispetto al commissario Casabona un certo ragionamento sui luoghi e in che modo quei luoghi ti aiutavano, accompagnavano già diciamo l'immaginazione del caso crime. E ci siamo spostati, quindi non solo abbiamo cambiato personaggio, ma abbiamo cambiato anche in qualche modo la TV, siamo a Roma, no? Quindi... Sì, allora, questo è anche uno dei motivi principali per il quale ho deciso di cambiare personaggio e di aprire un'altra linea narrativa, perché la narrazione di Casabona era, e sarà anche in futuro, la narrazione, rimarrà la narrazione della provincia italiana, con tutte le sue bellezze, particolarità, perché poi l'Italia è soprattutto la provincia italiana, no? che è caratteristica. Però avevo bisogno di investigare e di parlare anche della metropoli, che secondo me è una dimensione che non è più nazionale. Ora le metropoli si somigliano un po' tutte, Parigi, Amsterdam, Roma, le grosse metropoli, si somigliano tutte, soprattutto nei loro problemi, che sono quelli dell'integrazione razziale, della multiculturalità, delle difficoltà di sopravvivenza delle fasce marginali di certe zone come le barriere di Parigi, come certi quartieri di Milano, di Roma, dove appunto la marginalità poi diventa una miscela esplosiva. Allora, io volevo creare indagini in quel contesto. Ovviamente io ho provato pure a chiederglielo a Casabona, ma Casabona voleva farsi trasferire a Roma, ha detto di no. Non se ne parla proprio. Questa è in Toscana, è la provincia. Cioè, gli hanno chiesto se poteva essere trasferito nel commissariato a Roma, che poi è un commissariato di Ostia, canzone di Ostia. Detta, ma stavo scherzando. No, era troppo caotico la Toscana con... E allora ho dovuto creare questo nuovo personaggio adatto per questa realtà. Per questa realtà metropolitana che cambia anche un po'. Sì, che è Roma, che è la grande metropoli, con tutti i suoi aspetti positivi e negativi. Poi c'è anche un po' il centro della politica, no? Perché forse ti interessava anche vedere come il tema trattato si intrecci anche col malaffare e con la politica. Non possiamo dire nulla, però insomma su questa politica sui migranti si fa un po' il bello e il cattivo tempo. Tu questo lo fai. Beh, questa non è bene. Per la verità nemmeno una cosa molto originale, insomma sono stati, come spesso capita che è originale, però non è raccontato, non è raccontato nella fiction. Però spesso capita che la realtà anticipa la fiction o comunque è sempre molto più fertile come fantasia. Sì, sì. E noi certe tematiche di sfruttamento delle cooperative per l'accoglienza le abbiamo viste in Roma Capitale, no? Abbiamo viste nell'indagine che ha visto coinvolto le cooperative gestite da Carminati, da Massimo Carminati. Insomma, ci sono molte cose che ricordano questa cosa. La realtà, infatti molto, e io volevo anche, io ho avuto una percezione, però è una percezione da lettrice, però non so se è vero, che ci sia un po' qualcosa, che tu ti sia ispirato a qualcosa che anche in qualche modo toccato con mano, cioè qualcosa di, ti sei ispirato a qualcosa di reale, sei inciampato in qualcosa che racconti, hai raccontato qualcosa in cui eri inciampato? Ma questo capita, credo, sempre agli scrittori, ma tutti lo negano, quindi lo negherò pure io. Ah, vabbè, quindi negare l'evidenza. Tutti negano, ma vabbè, poi in effetti... In questo caso, perché c'è un po' questo intreccio tra le due professionalità, no? Quella tua... degli sbarchi, e ho fatto anche un periodo di 15 giorni alla frontiera di Ventimiglia. E questa scena di Jamal che non si poteva fare identificare, io l'ho vista, non si è buttato, quello che ho visto io non si è buttato. Tu sei andato un po' oltre. Però ho visto tutto quello che faceva per non farsi identificare e lì ho chiesto ma perché fanno così questi appena arrivati? E mi hanno spiegato quella cosa che io ho spiegato. Ma diventano automaticamente delinquenti affrontando tutte queste tecniche, cioè commettono un reato? È un reato? Scusa, lo ripeto per cassa. No, no. Allora voi dovete sapere che c'è stato un periodo
ci fu la primavera araba 2000, che era 5, mi ricordo, 6, insomma, iniziarono tutti quegli sbarchi che arrivavano a frotte in Italia. Allora non venivano identificati, perché gli italiani sapevano che il 90% di questa gente, il 95%, era di passaggio. E quando io ho fatto i primi servizi in Sicilia, mi ricordo una scena, arrivarono su sbarco di questa nave, e notammo un gruppetto, erano 7-8 di loro, che compavolavano, come se si stessero organizzando per scappare. Noi avevamo all'epoca un'impostazione che non era necessario doverli identificare, potevano anche andare via senza essere identificati. E allora io, per scherzare, gli andai vicino e gli dissi: allora, Siracusa là, Palermo di là, in fondo al porto, no? Se volete andare, queste sono le direzioni. E per molti anni è andata così, per molti anni. Chi voleva farsi identificare si identificava, chi no non è che si stava a insistere più di tanto, anche perché poi se uno non si vuole fare identificare bisogna fare violenza. Probabilmente si vogliono quattro persone per costringere uno a tenere la mano sopra l'inchiostro. Poi che successe? Che la capacità dei nostri politici italiani, no? Andarono a trattare per avere le quote, no? Cioè, ve li dovete prendere un po' tutti quanti in Europa. E gli europei che dissero: vabbè, noi ci ripigliamo, però dobbiamo creare gli hotspot. Non so se avete mai sentito parlare di hotspot. Dobbiamo creare gli hotspot, voi li dovete prima identificare a tutti quanti. Poi, una volta che l'avete identificati, ce lo dite e noi ci pigliamo una quota. Noi abbiamo iniziato ad identificarli, ma loro le quote non sono sorprese. Ed è successa questa situazione. E il periodo di Ventimiglia che accadde questa cosa era il periodo che avevano appena messo in atto gli hotspot, e quindi le identificazioni erano obbligatorie con tutto quello che comportava. È chiaro, una persona però non la puoi ammazzare per identificarli. Cerchi di svolgere un'azione di persuasione, cerchi anche di costringerlo in qualche modo, ma oltre non puoi andare, anche perché poi ti metti dalla parte del torto. Questa è la realtà. Ed è vero, io mi sto cercando di ricordare qual era il film di questo migrante che poi scappa attraverso la Manica a nuoto, sempre per una questione, perché avendo dei parenti di riferimento, farsi identificare in un altro paese significa non uscire più da lì, e quindi ci sono dei progetti che vanno in fumo, queste sono persone che si salvano loro, ma chi resta diciamo nella madrepatria ha sacrificato tutto per far partire magari le generazioni più giovani, per dare la libertà ai figli o per dare la libertà ai nipoti. È pazzesco davvero, se ci pensiamo. Che dici, vogliamo leggere un'altra pagina? Noi non l'abbiamo preparata, non perché prevista. C'è il compleanno suo. Ah, perché abbiamo un festino. Voglio sapere una cosa, sì. Chi lavora chi fa questo mestiere, quasi diverte anche a scrivere, una passione per le italiane. Non lo fare, non lo fanno tutti. Cioè, non è una cosa che fanno. Ah, per me? Ma sì, all'inizio la pensavo così, infatti ho iniziato molto tardi, ho iniziato a 50 anni, sono fatto almeno 25 anni di servizio senza scrivere nulla, se non ovviamente informative, rapporti, richieste di misure cautelari. A domanda rispondo. Ma non si usa più, comunque sì, una volta si usava a dire, domanda rispondo. Va bene, allora io penso che più di quello che abbiamo detto. Se c'è qualche domanda, qualche. Se ci sono delle domande, lui risponderà, ma delle domande che sono lecite. Qui si rischia il linciaggio, da quello che ho capito. No, no, io non mi muovo oltre, perché penso che la presentazione degli impianti. No, possiamo anche parlare di Casabona, perché no, abbiamo detto che siamo democratici in questa libreria. Allora, lei mi ha incuriosito molto con. Però le voglio dare il microfono. Perché sì, se no non sento una casa, che noi abbiamo la diretta. Mi ha molto incuriosito quando ha detto che l'indiano si era ispirato da un punto di vista somatico a Ibrahimovic. Quindi credo che sia legittimo da parte mia a questo punto chiederle chi l'ha ispirata da un punto di vista somatico per Casabona. No, non ho inquadrato nessuno in particolare. No, non c'è stata una persona, mi dispiace, non c'è stata.
è un'altra cosa. E questo però ha comportato un problema nel tempo, che molti lettori e anche lettrici hanno finito per identificarlo con me. E allora io spesso dicevo, sì, oh, sui social non sono io. Ma il cacciappone esiste, io ma non vedevo che le somigliava, mi ha lasciato, mi ha distolto da questo pensiero la mancanza del sigaro. Assolutamente. Diciamo che ho fumato il sigaro fino a qualche anno fa, ma questo non. Le volevo chiedere un'altra cosa, poi la liberiamo, è stato cortesissimo. E ci piace liberare un po' di Sì, no, perché questa cosa qua, tra l'altro, mi accade molto problema anche con mia moglie, perché Casabono combina un po' di cose. No, allora questa identificazione, ma tu, qui, anche a casa mia moglie mi identificava con Casabono, è stata una cosa disastrosa, è stato anche uno dei motivi per cui ho deciso di cambiare. Questo da lei non ha relazioni amorose. Allora, Valeri c'è una bella storia, amorosa. Nel libro si parla. Sì, perché Valeri ha una storia. Una storia d'amore. A 20 anni si innamora di una donna e poi questa donna, come capita qualche volta, basta. Punto e basta. Giulia. Si chiama Giulia. Si chiama Giulia. Giulia ci piace. Altre due cose veloci la lasciamo. No, ma. Guardi, è anche nel vostro interesse. Allora, le volevo chiedere questo. Le descrizioni della provincia di Valdezza, io so che lei vive e lavora a Pistoia. Sì, a Pistoia, sì. Però non lo so perché ho la sensazione, essendo un frequentatore della campagna toscana, che le descrizioni fossero più congeniali con la zona di Arezzo e Siena. È una mia sensazione sbagliata? No. Allora, gran parte delle descrizioni sono quelle di Pistoia, però ho fatto per questo un'operazione simile a quella che fece Camilleri con Vigata, no? Sì, perché ogni città mi stava troppo stretta, aveva delle caratteristiche ma non ne aveva delle altre. Allora io volevo rappresentare, più che la singola città, volevo rappresentare la toscanità. Quindi ho inventato una città toscana che però in alcuni casi arriva fino al mare, in alcuni romanzi la pietà dell'acqua vanno a casa al mare, c'è il lago che a Pistoia non c'è, il famoso lago sommerso, no? Il paese sommerso, mi ha dato la possibilità di spaziare in varie zone della Toscana, ci sono anche alcuni paesaggi senesi della Val d'Orcia, sicuramente. Io avevo chiesto prima in privato ad Antonio Cusco. E lui mi ha tranquillizzato che Casabona ritorna. Volevo rendere una lettura a questa cosa. Sto lavorando già alla prossima uscita. Grazie. E Valeri potrebbe avere altri sviluppi, non solo narrativi, perché narrativi chi leggerà poi capirà. Valeri sicuramente farà altre indagini, perché Valeri è un personaggio che è venuto, ma lui, ma non solo, anche i personaggi di Contorno che non li abbiamo potuti approfondire, ma Valerio lavora in un commissariato con una banda di pazzi eccezionale. È molto bello questo commissariato. Perché sono venuti fuori una serie di personaggi, uno più pazzo dell'altro, che sì. Sono veramente molto, molto sono si prestano molto. Dicevi prima, guardati da più punti di vista, sì. Ma offrono tante prospettive. C'è anche il gatto. Non è un gatto, ma è una gatta. È anche un nome, si chiama Lorena. C'è un bel gioco con Lorena. Bisogna solo leggere. Adesso lui ha risposto a tutte le domande e resta qui agli arresti per un firmacopie. Per un firmacopie. Noi diciamo che possiamo anche salutare quelli che ci seguono da casa. Ringraziamo Sergio Savastano, ringraziamo la libreria Io ci sto. Ringraziamo Antonio Fusco che ci ha regalato Massimo Valeri.